come riuscire a prevenire e ad evitare le difficoltà che si possono presentare durante una serata o durante un DJ set? È una bella domanda. Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Sappiamo quando andiamo in giro a suonare, quando prepariamo qualcosa, che non tutto va come previsto, anzi, non va quasi niente come previsto. Motivo per cui tanti dicono che è bene non prevedere niente. Però, come facciamo a ovviare a questo grande problema che si presenta continuamente ogni volta che andiamo in giro e come cercare di organizzarsi? Sappiamo da DJ che ogni volta in cui ti confronti con qualcuno, qualsiasi cosa che ti viene in mente dovrà superare la prova dei fatti. E dall'esempio più semplice, il brano che hai scoperto che ti piace un sacco non necessariamente è quello adatto alle persone che si trovano davanti, oppure non è il momento adatto per provarlo. Così come proprio un'idea di serata, ti prepari una cartella, una playlist con 20 brani da suonare e non capita l'occasione per utilizzarne nemmeno uno, oppure nemmeno uno funziona come dovrebbe. Ecco, per prima cosa dovremmo cercare di essere pronti a tutto. Sai che hai un'idea, ma hai anche il piano B, C, X, Y, Z. Ti prepari la cartella, ti prepari le novità, ma ogni volta porti con te tutto il tuo bagaglio, culturale e musicale. Quando crei una nuova cartella non ti dimentichi di tutto il resto, semmai riorganizzi anche tutto il resto. Cerchi di capire cosa usi e cosa no, cerchi di mettere in ordine, cerchi di avere un quadro chiaro della tua musica. Perché è vero che ora si può cercare e trovare tutto tramite software. Però il problema è che ti venga in mente il brano da suonare quando ti serve. E per questo devi conoscere molto bene la tua libreria. Come ci si allena in questi casi? Non tanto tecnicamente a mettere un brano dietro l'altro, che sì, fa parte del lavoro, però è sicuramente secondario rispetto a creare una sorta di scaletta. Io non sono uno di quelli che ti dice di preparare la scaletta proprio per questo motivo. Perché la scaletta è molto suscettibile al tipo di contesto in cui ti trovi a proporla. E di conseguenza anche la scaletta deve essere mutevole. Così te hai un'idea delle tracce che vuoi suonare, dell'ordine, eccetera, ma sei disposto a metterle in discussione. Un'altra cosa importante che puoi fare è provare. Cerca di creare soluzioni alternative di volta in volta. Cerca di essere il primo a rompere i tuoi schemi. Se di solito metti le canzoni A, B e C in questo ordine, prova a invertirle, prova a cambiare, prova a scombinare le carte e vedi quello che succede. Se quella volta non funziona, può essere il problema di quella volta lì o può essere che semplicemente le canzoni vanno messe A, B e C. Però cerca di essere tu il primo a scardinare il tuo stesso schema. Un'altra cosa assolutamente fondamentale da sviluppare è la capacità di osservazione. È una delle caratteristiche principali per i DJ. Capire quello che succede e perché. Capire la vera reazione delle persone ad un brano. Può essere che le persone non sono in grado di comprendere una tua certa scelta, o può essere che questa è veramente sbagliata. E il modo per capirlo è osservare le persone, osservare quello che fanno e come si comportano. Cercare di andare oltre quelle 3-4 che si trovano lì davanti a te, ma guardare tutto il resto. Le persone sullo sfondo, le persone che non stanno ballando, le persone non stanno interagendo in nessun modo. Però ci può essere qualche piccolo movimento che ti può far capire che stai andando per la direzione giusta. E così devi cercare di individuare nei pubblici i tuoi possibili alleati. Persone che possono avere i tuoi gusti o possono avere semplicemente voglia di divertirsi e seguiranno quello che fai. Ecco che sviluppare la capacità di osservazione è una delle grandi caratteristiche per ogni DJ. L'allenamento è in questo: mettere in pratica ciò che provi da solo, provare da solo per non avere nessun tipo di paura, nessun tipo di pregiudizio
problema. Se sei sicuro sui brani che hai e come suonarli, puoi avere tempo e modo di osservare tutto il resto, di controllarlo e anche di andare incontro ad eventuali modificazioni sul momento. Quindi sei in grado di provare cose nuove, sperimentare, provare canzoni che non metteresti e così via. E in conclusione, cercare sempre di controllare i dati, quello che si dice in contesto aziendale, ovvero capire come è andata veramente la serata, capire come sono andati veramente i brani, la tua selezione, le tue scelte e quant'altro, e capire sempre, fin da subito, prima di tutto te stesso, poi anche confrontandosi con gli altri, cosa è andato bene e cosa no. Ma di questi argomenti ne parliamo in maniera più specifica nel corso dei video sul canale. E quindi ti invito ad iscriverti e a continuare a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.